Sono molti, sono diversi motivi di emozione questa mattina. Intanto perché un'insegna che cambia, un negozio che torna a essere italiano, con prodotti italiani, con un'insegna italiana, e questo per noi è un motivo di grande orgoglio. Una nuova avventura commerciale si è affacciata nella città di Fano. Da sabato mattina scorso nel centro commerciale Fano Center si è inaugurato il nuovo spazio Conad. Viva! Taglio del nastro alle 9 della mattina con già i clienti che premevano i cancelli per entrare, alla presenza di un emozionato e compatto personale dipendente che aveva non poche incognite sul loro futuro lavorativo fino a poche settimane fa e che invece ora riparte più motivato e carico di prima per questo cambio di realtà, essendo stato confermato in blocco e che presto invece verrà anche potenziato nelle unità. Il gruppo Conad, che fa del rapporto con la clientela fidelizzandola attraverso i cluster del marchio un fiore all'occhiello, ha rafforzato così la sua presenza nel territorio. Il nostro è un sistema fatto da imprenditori che operano in cooperativa, associati, e quindi si danno una mano tutti. In questa fase stiamo ogni settimana inaugurando uno o due punti vendita, quindi è evidente che da soli non potevamo farcela, per cui tutti i soci ci stanno aiutando e questa è una dimostrazione di grande unità, di grande coesione, che è la forza di Conad. La gestione dello spazio Conad è affidata a un consolidato gruppo di soci che già gestisce altri supermercati della catena e che quindi mette in campo non solo il cambio di filosofia aziendale, ma anche tutta l'esperienza fino ad ora maturata nel settore. Per gli amanti degli animali abbiamo un nuovo formato che è quello del pet store e quindi con la possibilità di entrare anche con gli animali dentro questo negozio. E poi la gastronomia, che per noi è fondamentale, gastronomia prodotta da materia prima che prima non trattavano. E poi abbiamo carne prodotta da noi, dai nostri macellai, quindi sezionata, tagliata e prodotti internamente. Ecco. Presenti al taglio del nastro, preceduto dalla benedizione del vescovo Armando Trasarti, anche le autorità pubbliche e politiche locali che nell'occupazione e nelle aziende che investono nel comprensorio fanese vedono sicuri segnali di ripresa dell'economia locale. Un ringraziamento sincero anche al sistema Conad per la scelta che hanno fatto per l'investimento, perché non dimentichiamo che questi sono investimenti importanti che lasciano il segno, che aiutano la nostra economia, che portano lavoro, ma che portano anche un valore sociale.